Partirei magari dallo slogan. Primo è la sinistra che cambia l'Europa, perché se non altro dire che è la sinistra che cambia l'Europa ci dà la direzione di questo cambiamento, ovviamente fondato nel senso della giustizia sociale e della giustizia ambientale. Il secondo slogan è l'Europa più giusta, perché abbiamo visto un'Europa negli ultimi anni dare luogo a delle grandi ipocrisie, e dall'altra parte è un grande strumento davvero di cambiamento sociale e di miglioramento delle condizioni di vita, che ha dato prova di essere in grado di resistere a crisi importantissime, gravissime, come quella del Covid-19. Qualora venisse eletta, chiaramente verificherei innanzitutto che Ilaria Salis sia stata parimenti eletta. Penso che mi avvicinerei e cercherei di tornare su tematiche che sento più vicine, come la politica estera e di difesa dell'Unione Europea, soprattutto nel senso di garantire la piena accessibilità delle scelte e la piena democraticità delle scelte di politica estera e di difesa. E in seconda battuta, penso che mi impegnerei sul fronte della garanzia del congedo genitoriale paritario, che l'Unione Europea non si ponga quale obiettivo quello di arrivare a un congedo paritario, paritetico, genitoriale per qualsiasi coppia, e soprattutto dobbiamo sanare quello che è stata una grande conquista per le donne, il congedo di maternità, per rimanere a casa e non essere costrette ad andare a lavorare nel periodo più delicato, insomma, della gravidanza e del postparto. Tuttavia oggi rappresenta purtroppo in sede lavorativa di un elemento che contribuisce al famoso gap fra uomini e donne nel mondo del lavoro. Penso che Made in Italy debba fondarsi su un forte processo di internazionalizzazione delle nostre piccole e medie imprese, che sono ricercatissime all'estero perché offrono magari una qualità e un livello molto, molto elevato, dopodiché fanno molta fatica a confrontarsi con attori stranieri. L'internazionalizzazione delle nostre aziende è fondamentale. Molte lo fanno, molte lo hanno già fatto. La Brianza penso che abbia qualcosa da insegnare in questo. Però ancora c'è tanta parte del nostro tessuto industriale che questo lavoro lo fa male. Credo che sia il nostro tessuto industriale che deve europeizzarsi,